Web Radio Venire nell'amore. Insieme, sotto la buona stella. Tra poco su questa rete. Osservarsi e rinnovarsi, il viaggio di un'anima. Essere è la natura della fonte, vivere è la natura dell'universo. Cari amici, per il nuovo ciclo di trasmissioni vi proponiamo in modo continuativo il tema Dalla cellula al sole. L'insegnamento presente e nel tema stesso è un crescendo rossiniano che la luce offre a tutti quanti noi affinché possiamo liberare le nostre coscienze verso nuovi orizzonti della conoscenza e dell'apprendimento. I grandi esseri solari che presiedono a tale insegnamento ci invitano appunto a conoscere, partecipare e prendere atto di questa grande trasformazione dei grandi cicli cosmici. Oggi tutti quanti noi possiamo vedere e constatare il grande caos che regna sul nostro pianeta, fra la società, e quindi l'uomo è preso sempre più dagli affanni quotidiani, anche perché ad arte chi si cela nell'ombra fa sì che possa creare e condizionare le nostre coscienze nell'ambito proprio di bisogno, un bisogno umano, dell'esistere umano, un bisogno effimero che appunto crea questa asfissia. E allora questa considerazione, questa premessa che noi facciamo a questo ciclo di trasmissioni vuole essere proprio un'opposizione a questi condizionamenti, a questi atteggiamenti infingardi che vanno a modificare la nostra esistenza, il nostro modo di intendere la vita. Ecco che allora la condizione che il messaggio, il tema stesso ci propone è quella appunto di poter ricevere un insegnamento atto a opporsi a questi condizionamenti e quindi utilizzare quanto proponiamo come una preghiera, un mantra, una realtà esistenziale per la nostra vera natura di luce. Ascoltiamo quanto ci viene proposto. Tu sei figlio del Dio vivente al pari degli angeli, delle stelle dell'universo o del più minuscolo fiore che spunta su uno sperone di roccia spazzato dal vento. Nel tuo lungo cammino dell'innocenza fino alle dolorose esperienze attuali hai dovuto battere molti viottoli e sentieri. A volte raggiungendo le vette, davvero inebrianti, della realizzazione spirituale. Altre volte sprofondando nella melma del peccato e dell'ignoranza. Ora però sei di fronte alla scelta definitiva. Poiché hai meritato di trovarti in vita proprio mentre si presenta sulla terra la prova suprema, quella che chiamiamo la tribolazione. In questo periodo occorre che tu cerchi dentro di te la forza, la saggezza e l'amore necessari per affrontare senza timori le circostanze caotiche che l'uomo sta tirando su se stesso. Tieni fede a ciò che credi. La verità che tu consideri tale è scritta nel libro del tuo cuore, lì dove risiede anche il Dio vivente. Se rimarrai fedele ai tuoi ideali più puri, se cercherai sempre di trovare il modo di aiutare gli altri, e se affiderai la tua mano alla guida divina, allora non ti accadrà alcun male, né ti affliggerà alcun dolore durevole. Questo nuovo millennio sarà un'epoca senza precedenti. Conoscenze rimaste segrete per secoli sono ora a nostra disposizione.
Siamo arrivati, siamo davanti alla soglia, pronti a girare la chiave e attraversarla. L'età d'oro dell'umanità è cominciata. Accadono cose straordinarie con grande rapidità e noi siamo dei privilegiati. Stanno finalmente venendo alla luce i misteri che raccontano la vera storia del genere umano. Stiamo riscoprendo noi stessi, sviluppando il nostro potenziale di futuri pionieri di nuovi mondi nello spazio. Sono molte le voci che oggi ci guidano attraverso i portali, mentre immergiamo noi stessi nella profonda memoria del nostro futuro. I loro messaggi sono una chiamata al risveglio per l'intera umanità, un invito a quelli di noi che osano uscire da stereotipi e convenzioni. E per chi cerca e si interroga, seguendo la via ispirata del cuore, reclamando potere e luce. E luce sia. Ecco quanto afferma il Maestro Gesù in merito all'insegnamento che abbiamo appena ascoltato come integrazione alla grande trasformazione, alla grande partecipazione dell'invito a trasformare il nostro sentire interiore. Io vengo per chiarire alcune mie parole che sono state fraintese. Ho rivelato la verità alle masse, dicendo più volte che il regno dei cieli è dentro di voi. Ripetevo spesso ai miei discepoli e alle genti che si riunivano per ascoltarmi di cercare la verità dentro di sé. Guardate nella vostra mente, entrate nei recessi più nascosti del vostro cuore, è lì che troverete Dio. In questo luogo interiore voi direte a Dio Padre ciò che volete ed Egli vi risponderà. Nel silenzio del vostro spirito sottoponete a Dio le vostre preoccupazioni, le difficoltà, i timori, i sentimenti d'ira, l'incapacità di perdonare, ed Egli vi ricompenserà trasformando queste situazioni in elementi positivi. Troverete la vostra risposta nel coraggio, nell'amore, nel perdono e nella gioia. Molte volte, quando ero sulla terra, mi sentivo chiedere: ma come possiamo credere che tutto questo è vero? E io rispondevo: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Ma io ho benedetto la vostra generazione, perché voi credete in me anche senza vedermi. Sapevo che se era difficile avere fede in me per coloro che mi conoscevano, per questa generazione lo sarebbe stato ancora di più. Il solo fatto che essi mi conoscessero, che mi potessero vedere, sentire e toccare, era un motivo sufficiente per credere alla mia parola. Il mio messaggio al mondo era un messaggio di vita eterna, ma constato che molte chiese hanno posto ostacoli e condizioni alla vita eterna. La vita eterna è un dono del Padre. È per il suo amore che avete la vita eterna, non perché credete in me o nelle mie parole, ma semplicemente per il grande amore che Dio ha per la sua creazione. Non c'è nulla che voi dovete fare per ottenerla. Dall'inizio dei tempi, voi avete avuto sempre la vita eterna. Ognuno di voi ha già vissuto in precedenza sia vite di lavoro e di servizio offerte a Dio, sia vite sprecate e dedicate al vostro piacere. In ogni cosa, Dio Padre, nel suo grande amore, ha dato a ognuno la libertà di scelta. Dipende solo da voi cercare Dio oppure rifiutarlo. Sta a voi decidere come vivere questa e ogni altra vita. Dio è molto, molto paziente. Il suo amore per l'umanità è così meraviglioso e così completamente incondizionato che non potete nemmeno iniziare a comprenderlo con la vostra mente. Quando dicevo che ero venuto per portare la vita, non intendevo dire che non l'avevate, ma che non l'apprezzavate. Essa è un dono che deve essere gradito e amato. Oggi fra i giovani e fra i vecchi osservo sfiducia e disperazione. È triste vedere quanto alcune persone stiano male nel cuore e nella mente. La vita si è rivelata davvero scoraggiante per molti. Le masse continuano a cercare un godimento effimero, a soddisfare le proprie necessità materiali. Molti cercano il piacere negli stupefacenti, nell'alcol, nel sesso. Il denaro non è la risposta. La risposta è la vita, l'apprezzamento della vita e di voi stessi. Le automobili, i soldi, il prestigio, il potere, le case e i vestiti non sono che piaceri momentanei e transitori. Quelle che durano sono le cose della vostra vita interiore, i pensieri, l'amore, il perdono e i sentimenti. Sono queste le soddisfazioni che dovete ricercare. Quando saprete apprezzare il dono della vita eterna, allora vedrete la verità. Non è necessario che diventiate impazienti per averla, è già vostra.
Voi non comprendete ancora che avete già la vita eterna. Siete ancora convinti che quella presente sia l'unica vostra vita. Ma così voi limitate il Padre. Voi limitate il suo amore e le sue attenzioni per voi. Cercate di capire che questa vita sulla terra non è che un riflesso della vostra vera vita, che è vissuta nello spirito. Sappiate che la risposta per la vostra sopravvivenza sta nel vostro cuore e nella vostra mente. Solo attraverso il regno dei cieli riceverete le vostre risposte. Ditemi, quando dovrete affrontare i prossimi disastri e le future calamità, che ve ne farete del denaro, dei vestiti, delle automobili, delle case, del lavoro? Dove sarà tutto ciò a cui avete attribuito valore? In che modo il vostro denaro, la vostra professione potranno aiutarvi? Voi dovete riuscire a sentire e a toccare Dio. La voce di Dio vi guiderà nella vostra mente. Sentirete il suo grande amore nel vostro cuore. Dato che nessuno può rappresentare il vostro contatto con Dio, voi a vostra volta non potete fungere da legame per qualcuno a cui volete bene. Ognuno è responsabile della ricerca della propria comunione con Dio, come individuo. Gli altri potranno mostrarvi la loro strada per trovarla, potranno insegnarvi le loro preghiere, ma alla fine ognuno dovrà farcela da solo. Ecco perché ho detto, quando gli uomini grideranno, questa è la strada che porta a Dio. Voi lo saprete nel vostro cuore, perché nel vostro cuore e nella vostra mente c'è l'unico legame che avete stretto con Dio. Per aiutare i miei discepoli a scrivere la storia della mia vita, ho utilizzato un modo di comunicare, ora denominato scrittura automatica. Quando Paolo scriveva alle diverse chiese, io ero con lui. Niente nuovo sulla terra. Ciò che è stato sarà ancora. Ciò che era, è e sarà. Quello che oggi si chiama channeling non è un sistema nuovo di comunicare con Dio. Pace e amore a voi tutti e benvenuti a questo incontro d'amore. Così anche questa sera, cari amici, diamo vita al tema dalla cellula al sole. Questo tema, questo ciclo di trasmissioni che abbiamo ipotizzato di offrirvi come ampia riflessione in merito alla vita universale, alla vita cosmica. E quindi anche questa sera attiveremo, daremo vita a un dibattito, in una tavola rotonda sul tema che proponiamo. Consentitemi prima di salutare i partecipanti. Alba Laura Roccamadisi, che sapete che è l'assistente al progetto Unire in Amore. Ciao Alba. Ciao a tutti, benvenuti, buon ascolto. Sì. Abbiamo anche Tiziana Belluzzi che è con noi questa sera. Ciao Tiziana. Ciao Armando, ciao, buonasera a tutti quanti. E Franco Cazzolari che come al solito è alla redazione di Milano. Ciao Franco. Ciao Armando, buonasera a tutti e buon ascolto. Ecco, questo ciclo di trasmissioni che abbiamo messo come palinsesto va proprio nell'indirizzo di proporre ogni volta il tema approfondendo alcuni aspetti, alcuni insegnamenti che di volta in volta ci porteranno sempre di più, ci accompagneranno per mano in una logica, in una realtà creativa universale, in una vita universale piuttosto che planetaria. E scopriremo che la vita planetaria è il microcosmo del macrocosmo della vita universale e quindi ognuno ascoltando, se accetterà questa forma riflessiva, potrà trovare il proprio riscontro, la capacità di poter sentire nel proprio intimo che questi insegnamenti ci accompagnano appunto a trovare non solo noi stessi, ma una realtà di vita cosmica. E allora, fatta questa breve premessa, sarà bene ascoltare l'introduzione di questa serata per questo riprendere i fili del discorso che abbiamo
già affrontato la volta scorsa e quindi proseguiamo ancora una volta sull'insegnamento e poi su questo faremo il dibattimento. E allora, Franco, se mandi in onda la parte, il tema di questa sera, così poi argomenteremo in merito. Riprendiamo l'insegnamento dal precedente incontro. Ecco quanto affermano i solari. Dio del pianeta. Chi è il Signore? Potrei semplicemente rispondere il Signore, ma siete voi. Tuttavia rassicuratevi. Entrerò in una semplificazione così grande solo progressivamente. La matassa va dipanata poco a poco. È la condizione necessaria per non imbrogliarla. Il Signore, stavo dicendo, ma in primo luogo, non sarebbe semplicemente l'insieme delle manifestazioni della vita di questo pianeta che vi ospita e della coscienza globale che le riunisce? Ascoltami. Il tuo secolo scherza sui popoli che si dicono primitivi e che adorano le forze terrestri come altrettanti dei e dee. Dall'alba dei tempi ci sono uomini che esercitano la pratica sacra del parlare agli alberi per affidare loro dei messaggi. Alcuni ascoltano la voce profonda di un cristallo di rocca, altri maneggiano il fuoco con le mani o implorano un fiume di cambiare letto. C'è anche chi conosce la famiglia delle nuvole, i suoni per dissolverle, o al contrario, per far sì che si scarichino in pioggia e si mescolino al vento. Superstizioni e illusioni? Semplice conoscenza di una lingua, delle sue parole e della sua grammatica intima e segreta. Per quegli uomini il Signore si manifesta attraverso una moltitudine di forme, che sono altrettante presenze divine, dotate di un nome e di una funzione. La loro è una visione corretta. Hanno occhi simili al prisma che scompone la luce. Nel cuore del bianco virginale percepiscono, amano e onorano tutta la gamma dei colori del vivente. Vi distinguono persino sfumature ignote agli altri uomini. Sfumature che hanno un'intelligenza propria, una vita propria. Per tutto ciò che è, è. Lo sguardo animista. Voi li chiamate animisti e troppo spesso li guardate con condiscendenza. Quale essere assennato, dite voi, riconoscerebbe un'anima agli animali, ai fenomeni e a certe creazioni della natura? Eppure è così. La vostra disgrazia, uomini e donne della fine di un tempo, è di aver abilmente desacralizzato tutto. È forse stato lo spavento causato da ciò che la vita significa davvero a spingervi a farlo? Evidentemente è così. Perché lo sguardo che l'animista porta sul mondo è uno sguardo che obbliga al rispetto. Che cosa possiamo sfruttare e contemporaneamente rispettare? Nulla. Non si dissangua ciò a cui si riconosce una vita degna di questo nome, cioè una coscienza, seppure in boccio. Non si fa, a meno di non essersi privati dell'anima. Ed è ciò che è successo a molti di voi. Come cadere più in basso di dove siete arrivati amputando il mondo e persino l'universo? Di ciò che ne costituisce l'essenza? Lo sai, non ci potrebbe essere la minima manifestazione di vita senza che sia abitata da un'anima. Non ho detto un'anima umana, ma semplicemente un'anima. Il principio di questa dimensione non è vostro privilegio esclusivo, anzi, avete sviluppato una forma di intelligenza, certamente non l'intelligenza. E per l'anima è la stessa cosa. Voi esprimete solo una delle sfaccettature di quel principio assoluto. Uno dei suoi aspetti, che per la verità si trova ancora in uno stato embrionale. Ah, il privilegio dell'esclusiva. Dovete imparare che invece di arricchire, traccia soltanto una via di povertà. Sì, la divinità vi fa paura perché vi parla ogni secondo che passa, senza che vi fermiate ad ascoltarla. Vi mormora costantemente la sua presenza attraverso la moltitudine di divinità di cui si serve per coniugare la vita. Che diresti di un pittore che limitasse la sua tavolozza a un solo colore? Vedi, la dimensione dell'universo è sinfonica. Se il compositore è l'unico creatore della sua opera, ha comunque bisogno di una moltitudine di strumenti e di interpreti per darle vita e senso. Forse farà ricorso al talento del primo violino,
Tuttavia, la pianeta della sinfonia si realizzerà solo con l'esecuzione dell'insieme dei musicisti. Il cosmo è retto dalla legge dell'analogia. Quando si è integrato una simile verità e ciò che essa implica, allora si è pronti a fare un grande passo verso una comprensione globale della vita e del rispetto che le è dovuto. Quindi puoi onorare un tronco d'albero, se vuoi, o persino una pietra, perché ogni cosa è abitata, a modo suo, e ha un grado che le è proprio, da uno degli aspetti di ciò che è e impregna l'universo. Se tu potessi ascoltare la linfa circolare in un vegetale, vi riconosceresti battiti paragonabili a quelli del cuore. Se il tuo orecchio fosse abbastanza sottile da prolungarsi al centro di una pietra e condensarvi il tempo, vi percepirebbe un respiro. Tutto vive della vita che gli è propria. E quindi tutto è memoria, perché, ripetilo, così come non ci potrebbe essere vita senza una forma d'anima, non ci può nemmeno essere vita senza memoria. Non parlo semplicemente di una memoria soggettata al tempo, ma della memoria dell'origine, cioè dell'appartenenza al divino. Tutto palpita nella sacra nostalgia del proprio punto di creazione e della propria destinazione finale. Capisci? Riconoscere tutto ciò è già rispettare l'uno nel tutto. Significa anche imparare nel molteplice le prime lettere di un alfabeto attraverso cui siamo destinati a comporre sillabe, poi parole, frasi e finalmente un'intera opera per essere e per ricordare noi stessi, in quanto creatori. Il creatore è un compositore che suona il flauto di Pan. Pur rischiando di apparire blasfemo, direi che egli suggerisce amorevolmente il paganesimo, cioè il canto corale di tutto ciò che è. Ma non c'è bestemmia, se non nel cuore di chi conosce l'idea di insudiciare e di limitare l'ampiezza dell'onda della vita. La bestemmia risiede nell'ignoranza delle coscienze che si rigidiscono e delle mani che si chiudono contraendosi. Ciò che voi chiamate Dio non può essere né compreso né soffocato nella definizione che ne inventa una fede, qualunque essa sia. Per i servitori degli angeli del Signore, vostri amici nell'eternità, in questo senso ogni religione è una soluzione di ripiego. È in definitiva la traduzione di un errore fondamentale della coscienza umana. Un recinto sarà sempre un recinto. Anche se le sue sbarre fossero dell'oro più lucente, non cancellerebbero mai, solo con la loro presenza rassicurante, l'infinitezza degli orizzonti che si aprono al di là di esse. Il flauto di Pan. Pan è la somma globale di tutte le forme di vita, dunque di tutte le anime che tessono la trama della natura. È il loro campo di coscienza collettivo, il grande essere perfetto che risulta dalla loro armonia. Ma non fraintendetemi, il dio Pan dei tempi antichi, colui che invita a danzare le mille forme di vita della creazione, è uno dei più grandi interpreti dell'unità assoluta. Persino al giorno d'oggi è bene passare attraverso di lui, accettando di riconoscere il sacro girotondo delle bellezze dell'universo, per potersi integrare in esso, non idealmente, ma nei fatti. Come? Prima di tutto rispettando ogni cosa che si trovi a portata di mano in un qualunque momento. Poi, sviluppando lo stesso atteggiamento mentale di fronte a ogni sguardo che ci capita di incrociare. Infine, benedicendo dall'intimo dell'essere la moltitudine di circostanze che, prima o poi, faranno esplodere le frontiere. Vedi, c'è un modo di credere nella forza dell'unità che tuttavia non fa altro che generare la separazione. Consiste nel fabbricarsi un sistema di certezze al centro del quale tutto è ordinato in modo da autobloccarsi. Quel meravigliosamente rassicurante è innanzitutto disperatamente disseccante. Peggio, lavato dalla vita vera e propria, si restringe. Per questo motivo, ogni religione che continua a ripararsi dietro ai suoi dogmi è destinata a sparire. Bisogna comprendere che il dogma non permette di respirare. Crea uno spazio delimitato in cui fa circolare sempre la stessa aria viziata a circuito chiuso. Le anime vengono condizionate dal contatto con una profusione di virus. Quello della buona coscienza, per esempio, quello del senso di superiorità o del buon diritto, e quindi di tutti i diritti. L'elenco potrebbe allungarsi quasi all'infinito, riportandoci, attraverso la sua molteplicità, all'unità di un solo grande virus,
quello del sonno della coscienza. Questo meccanismo, che chiamerei piuttosto malattia, non è forse semplice da analizzare e da diagnosticare? A giudicare dallo stato del vostro pianeta sembrerebbe di no. Ecco perché veniamo a voi come risvegliatori. Ritorniamo a Liopan. Credi che sia un simbolo? Niente affatto. Rappresenta una forza che esiste effettivamente, una forza dotata di autonomia, di intelligenza e di una meravigliosa coscienza di sé. In questo senso tutti gli elementi che partecipano alla natura diventano le cellule del suo corpo. È la loro complicità profonda, la loro intima intesa, la loro amorevole volontà fusa insieme che, orientata e sublimata, le danno vita per mantenere la coesione della creazione. A livello del corpo umano succede la stessa cosa. Sui piani sottili troverai la stessa complicità, la stessa unione intorno a un unico scopo tra le cellule che si assemblano per formare un organo. Poi ancora un'analoga complicità tra l'insieme degli organi che cercheranno di completarsi affinché nasca un corpo. Un corpo che interpreterà il ruolo della divinità. Medita questo. Se il divino è la nostra origine, allo stesso modo egli è la nostra risultante comune. Noi lo nutriamo. Man mano che ti istruiremo, queste parole diverranno più chiare. Eccoci di nuovo insieme, cari amici. Vorrei introdurre questo dibattito, queste riflessioni, partendo proprio dal dialogo silenzioso. Abbiamo ascoltato che questo dialogo esiste a tutti i livelli della creazione, dagli elementi più semplici agli elementi di luce più elevati, più evoluti. Noi facciamo fatica a comprendere che i minerali dialogano tra di loro, che le montagne sono presidiate dai grandi esseri di luce, i grandi alberi secolari insegnano agli alberi più giovani, alle erbe, ai cespugli, a tutta la vegetazione una realtà di vita, poiché loro rappresentano l'evoluzione del mondo vegetale. E così è per gli animali. Ci sono gli animali anime gruppo che insegnano, assistono, dialogo con altri animali. Al mattino chi ha i cani o i gatti che vogliamo farli uscire di casa, vedete che prima di avventurarsi fuori di casa annusano l'aria, perché attraverso questo loro modo di fare è come se leggessero il giornale, come se l'etere gli portasse le informazioni a loro necessarie, per esempio dove sta l'acqua, se è un cane randagio, oppure le condizioni di pericolo, le condizioni migliori. Insomma, voglio dire, c'è un grande dialogo silenzioso che passa attraverso gli stati sì di coscienza, ma anche attraverso uno stato di comunione. È l'uomo che in questo momento considera il parlare, l'intendere attraverso l'aspetto vocale, il verbo, mentre invece l'uomo è anche telepatico, solo che al momento le nostre coscienze non ci consentono di utilizzare in modo corretto il stato di coscienza, la telepatia, e quindi questo dialogo silenzioso. Ecco che a mano scopriamo, mentre ci avventuriamo nell'evoluzione della nostra coscienza, scopriamo sempre nuove realtà della nostra vera natura, la natura di essere di luce, figli del Padre. E così, scoprendo queste realtà, impariamo anche il rispetto per tutte le forme di vita, impariamo a rispettare il pensiero altrui, il libero andare, questo dono sacro di cui ho parlato molte volte. Ecco che allora anche questa introduzione del parlare silenzioso, del dialogo silenzioso, ci dà l'opportunità di poter meglio comprendere noi stessi, ma anche tutte le facoltà che sono già in noi e che al momento dobbiamo imparare a usare, scoprire nell'ambito di uno stato di intesa, di unione e di comunione. Ecco, volevo appunto iniziare questo dibattito attraverso questa breve riflessione che è stata proposta
all'inizio di questo insegnamento, con la trasformazione poi che a mano ci ha accompagnato a considerare in realtà di vita universale sempre più estese. Ecco, bene, cari amici, allora diamo la possibilità di esprimere anche il loro pensiero, sia Alba che a Tiziana e a Franco, e daremo così inizio a questo dibattito a chiarire alcune cose, considerare anche un pensiero più semplice che può emergere da queste riflessioni. Sì, Armando, in merito a quello che hai appena detto, qua c'è un passaggio che dice che gli uomini, ci sono uomini che esercitano la pratica di parlare con gli alberi, quindi secondo me riporta anche un po' la semplicità di queste cose che sono un po' perse, diciamo, durante la nostra vita terrena. Che ci portano al di fuori da queste cose. Quindi non siamo centrati a queste percezioni di vedere Sì, un'anima nelle piante, per dire. il problema è che l'uomo ignora o addirittura non crede che è possibile un dialogo di questi termini in questo modo, ma se il nostro pensiero e rispetto per la vita è considerare che ogni forma è vivente ed è il respiro di un pensiero e di una luce più ampia, di una realtà assoluta che noi chiamiamo Dio, allora dovrebbe essere nella logica poter dialogare con un albero. Questa sensibilità al momento è un po' limitata, ma se l'uomo riflette, se l'uomo considera che tutto è uno, allora non troverà più strano, non troverà più impossibile un dialogo silenzioso che sia un albero o qualunque altra forma di vita. Secondo Certo. me, Vai scusate, Alba, vai ma Alba. secondo me quello che penso è il fatto che non è tanto quanto il fatto che non riusciamo a connetterci. Il problema è che abbiamo smesso di connetterci col materialismo, perché gli indiani d'America e le popolazioni di un tempo vivevano questo nella loro quotidianità, quindi il fatto di vivere nelle metropoli, nelle città, pieni di pensieri, di preoccupazioni. Questo non ci fa neanche rendere conto degli alberi, dei luoghi che attraversiamo, del fiore che magari possiamo vedere in una piazza, proprio perché siamo completamente lontano da ciò che è la natura, proprio perché ci siamo completamente sconnessi. Questo secondo me è più il punto. Sì, è quello che volevo aggiungere io, è che però d'altra parte ci sono delle, c'è una nuova sensibilità, per fortuna, da parte di tante persone. E queste persone che magari leggono notizie su internet, su Facebook, su vari media, si lasciano anche allettare da corsi, da libri. Adesso sono ritornati fuori gli sciamani, per tanto tempo non se n'era sentito parlare, adesso ci sono ritrovi sciamanici, cerimonie, corsi per imparare a parlare con gli angeli, piuttosto appunto che riprendere contatto con la natura. Ecco, che ne dite voi di tutto questo, di tutte queste proposte che si leggono a proposito di questi corsi? Beh, secondo me c'è un po' di tutto e di più e si, una persona che magari cerca potrebbe trovarsi in situazioni che non sono proprio corrette, proposte con il cuore. Ecco, non È so se proprio mi spiego. questo, è proprio questo, Tiziana. Abbiamo perso il contatto e ora cerchiamo dei tramiti per quel Sì. contatto invece che cercarlo noi stessi nei luoghi più semplici che la vita ci propone, quindi nelle cose più semplici che la vita ci propone. Armando, ti lascio la parola. Sì, possiamo certamente considerare che ci sono delle tradizioni in alcuni popoli che sono più profonde, che sono più veritiere, citando ancora i Pelerossa, gli indiani d'America. Dobbiamo
Dobbiamo dire che questo popolo è emigrato da Atlantide prima che sprofondasse completamente. Il passaggio per Anchorage era possibile percorrerlo a piede, quindi c'è stata una migrazione di questo popolo e hanno portato con loro, nei loro cuori le tradizioni che poi hanno rivelato ai loro discendenti, quindi il grande spirito. Così come loro lo intendevano, era il tutto, la vita cosmica, la luce primaria, l'assoluto. E avevano rispetto della natura, utilizzavano la natura come loro amica più stretta, che gli dava sostentamento e quant'altro. Quindi dobbiamo considerare anche che ogni popolo ha conservato, conserva una certa tradizione di verità, di assolutismo che poi appunto può essere stata tramandata da bocca a orecchio da maestro a discepolo, però la considerazione che oggi l'uomo è fortemente confuso, ricerca, annaspa profondamente all'esterno senza considerare che ognuno di noi è un essere di luce in evoluzione costante e continua verso l'infinito. Ecco, se l'uomo si sofferma nel senso della vita, ricerca il senso della vita, allora comprenderà e si tralascerà sempre di più quel bisogno effimero, quelle circostanze che oggi invece asfissiano le anime in una eterna ricerca di soddisfare, di avere tutto e di più, arraffando a destra e a sinistra, rimanendo poi nella desolazione del sentimento. Sì, sembra proprio una ricerca disperata, un dibattersi come un pesce fuor d'acqua alla ricerca di un qualche cosa per colmare i propri vuoti che tante volte proprio per la vita quotidiana che svolgiamo la perdiamo di vista e basterebbe proprio guardare dentro di noi e fermarsi e stare in silenzio un pochettino, secondo me. Voglio tornare un attimo alla domanda che ha posto Tiziana, no? In merito al fatto che tutto è gratuito, il modo per entrare in contatto, quindi non è che abbiamo bisogno del tramite per gli angeli, del guaritore, questo e quell'altro. Il modo per riuscire ad entrare in contatto con il sé, con il divino in noi, è il silenzio. Quindi praticare il silenzio, vivere momenti di solitudine, ascoltarsi, osservarsi. Il bello è che ci siamo passati un po' tutti. Si paga per andare, per uscire da questo silenzio, per andare a chiedere a un qualcun altro di fare da tramite. Quindi paghiamo per avere un tramite quando lo abbiamo gratuitamente dentro di noi, basta semplicemente tornare indietro. Ma basta anche fare una passeggiata in un bosco. Non è che ci vogliono. Per ascoltarsi, per entrare dentro noi stessi, una passeggiata nel bosco in silenzio è sufficiente, non senso, è gratis, è gratis. Dobbiamo considerare comunque che l'intimo sentire di ognuno di noi può essere proiettato in certe realtà piuttosto che in altre. E quindi il silenzio, la passeggiata nel bosco, l'introspezione, sono tutte vie, tutte cose che ci possono aiutare a scoprire i nostri limiti, perché il punto poi è questo qui. Non è tanto trovare il beneficio di una passeggiata o di un momento di silenzio, è l'introspezione che ci deve portare a conoscere i nostri limiti, scoprire fin dove siamo disposti ad amare, ed ecco che allora l'impegno di voler superare questi limiti, espandere la nostra coscienza, entrare in risonanza con i piani sottili, sono le risposte che al momento ci arrivano grazie a questa nostra volontà. Quindi, come abbiamo sentito anche nel messaggio introduttivo, dice agli altri vi possono insegnare a pregare, la via, questa e quell'altra, ma poi all'ultimo ognuno dovrà farcela da sola, nel senso che l'intimo sentire deve entrare in risonanza con la grande vita cosmica, altrimenti resta solo una bella filosofia. Diciamo che il silenzio è quello che ci dà l'opportunità di ascoltare noi stessi e la nostra coscienza, quindi in automatico di fare introspezione. Allora, c'è Milena che dice la sofferenza, la privazione, i dispiaceri sono molto spesso
il mezzo per obbligarci a rientrare in noi stessi. Attraverso questo si ricomincia a sentire l'universo dentro di noi. Il silenzio è un maestro, quindi tante volte è proprio la vita stessa che ti porta, proprio ti mette contro il muro e ti porta a fare una scelta, insomma, se voler veramente trovare la propria felicità e cercarla dentro di sé o continuare. Però fino a quando non viviamo quel dolore, quella sofferenza, continuiamo a sbattere la testa a cercarlo negli altri. Eh sì, Sì, assolutamente così. dobbiamo sempre considerare però il progetto rincarnativo, perché la sofferenza non è mai gratuita, non è mai una condizione scontata per cui l'uomo deve soffrire. Assolutamente, l'uomo non nasce per soffrire, però a volte la sofferenza è l'ultima spiaggia, è l'ultima spinta per poter risalire la china, perché siamo stati troppo presi di noi stessi, del nostro ego, nella pigrizia mentale e quant'altro. Ecco che allora la condizione di voler risalire la china deve portarci il coraggio di affermare noi stessi, sì, lo voglio. Ecco che in quel momento noi manifestiamo alla luce, al Padre, la nostra volontà e su questa volontà riceviamo l'assistenza, l'aiuto. Quindi la sofferenza non è mai gratuita. Se soffriamo, dobbiamo capire questa sofferenza perché è in atto e che cosa vuole insegnarci, che cosa vuole portarci a considerare. Il problema è che chi soffre non intende ragione, soffre, punto e basta. E quindi la riflessione o l'invito a riflettere viene arginato, viene un po' cestinato e quant'altro. Però questo è il momento, così come diceva anche il messaggio iniziale, questo è il momento delle grandi scoperte, dei grandi stravolgimenti, delle grandi prese di coscienza. Tutto è in perfetto cambiamento, poiché la nostra umanità si trova alla soglia, alla vigilia di una grande trasformazione globale, epocale, e quindi le coscienze sono abbastanza confuse. O anche per il fatto che c'è chi si nasconde nell'ombra, che soffia su questi falsi bisogni dell'umanità, confondendo il pensiero, esasperando le persone a volere, a cercare nell'effimero tutte le soddisfazioni. Ecco, questo è il momento di Babilonia, della grande confusione che deve portare poi ognuno di noi a ricercare interiormente piuttosto che all'esterno. È un momento magico, ma l'uomo al momento, chi soffre, non lo considera un momento magico, la considera una semplice disperazione. Sì, invece molto nascosto, ma neanche tanto, diciamo che è un'opportunità per venirne anche fuori dalla sofferenza. Quindi i problemi sono opportunità, non li chiamiamo più problemi, ma opportunità. Le difficoltà sono opportunità che ci vengono date per capire laddove dobbiamo lavorare di più, dove dobbiamo puntare la nostra volontà per evolvere, per innalzarci. Ecco, certo che è una fatica. Milena scrive: la sofferenza paradossalmente è una benedizione. Sì, quindi Assolutamente. questa Beh, riflessione. sicuramente questa parola benedizione viene un po' messa a settoriale. Tutta la vita è una grande benedizione, è un atto d'amore dell'assoluto. Diciamo che è una grande opportunità per scuotere quello che può essere il nostro atteggiamento passivo. Questo sì. Allora, la condizione di approcciare queste tematiche universali piuttosto che planetarie, attraverso anche queste riflessioni, ci porta a vedere i nostri limiti, considerare una realtà non soltanto oggettiva, ma sicuramente di natura universale. Così, questa considerazione di prendere atto che ognuno di noi, tornando sul piano fisico, prendendo un corpo fisico, viene con un progetto rincarnativo ben preciso, ecco che allora in questo progetto possiamo trovare la necessità di sperimentare una scelta fatta in un'altra vita, che possiamo chiamarla errore, ma la parola non è corretta, non risponde
a un criterio di luce. Comunque, una scelta fatta in altro momento che ci ha portato a volte in un vicolo cieco. Ecco che allora nel progetto reincarnativo prevediamo di fare una sperimentazione che ci porti fuori da quel vicolo cieco per poter apprendere una realtà e considerare la vita da un'altra angolazione. E questa a volte passa attraverso la sofferenza. Allora, in questo caso, non è soltanto una grande opportunità, ma è proprio la premessa, la promessa che la luce fa a ognuno di noi quando noi prendiamo posizione e manifestiamo la nostra volontà. Quindi è una sorta di liberazione, in un certo Ah, senso. sicuramente sì, senza ombra di dubbio. Certo. Ci vuole una gran volontà, sicuramente ci vuole una gran volontà per non lasciarsi trascinare verso il basso, verso nel pianto o nella pena verso qualcuno. Ecco, bisogna veramente fare appello alla nostra forza, alla forza che c'è in noi e guardare verso dentro di noi per cercare di capire o anche semplicemente per cogliere, lasciando fuori la mente, quello che la sofferenza ci può portare per camminare e evolvere in questa vita, per andare veramente verso la luce, ma con tutta la volontà possibile. È veramente uno sforzo molto importante, secondo me. Sì. Sì, sicuramente la mente porta. Il punto focale è che molte persone considerano la vita fisica l'unica vita, una trance dove uno ha 70, 80, 90 anni di vita e poi tutto finisce. E questo è quello che ci inchioda in una realtà prettamente umana. Anche nel messaggio iniziale, nell'introduzione, il maestro fa questa affermazione che molti credono nella vita fisica come l'unica vita. Non è così. Poiché nasciamo in seno al Padre, siamo stati emanati dal Padre, Lui è eterno e infinito e di conseguenza noi siamo eterni e infiniti. Non potrebbe essere diversamente. Ecco che allora questo spauracchio che persiste sul nostro pianeta, il culto della morte, deve essere rivisto e corretto, deve essere compreso che quando un'anima ha completato il progetto reincarnativo abbandona il corpo proseguendo in stato di coscienza su piani diversi esistenziali per poter proseguire l'apprendimento e quindi l'evoluzione dell'anima. Allora, a quel punto i cimiteri non avrebbero più modo di esistere, il famoso lutto, la paura di morire, sarà totalmente archiviata negli archivi polverosi della nostra umanità, del nostro pianeta. Cambiando discorso, beh, poi neanche più di tanto, a un certo punto qua nel passaggio che abbiamo ascoltato, dice avete sviluppato una forma di intelligenza e certamente non l'intelligenza, e per l'anima è la stessa cosa, voi esprimete solo una delle sfaccettature di quel principio assoluto. Che ne pensate? C'è da dire che ciò che l'uomo indica come intelligenza è una realtà, una facoltà dell'anima. Allora, se nel progetto reincarnativo è previsto che un'anima deve ascendere per intelligenza a piani di cultura più elevati, che possa essere un inventore, uno scienziato, un teologo e quant'altro, ha necessità di questa cosiddetta intelligenza. Però noi dobbiamo sempre considerare che la nostra vera natura è una natura di luce e quindi è soggettata allo stato di coscienza. Quindi, essendo assoggettati allo stato di coscienza, tutto è proporzionato a questa realtà. Ecco che allora l'insegnamento che ci viene dato è come se dicesse: le stesse, prendendo a prestito le parole del maestro quando veniva interrogato e diceva tu lo dici, nel senso che tu credi, tu pensi così, questa è la tua realtà, ma non è così. E allora la nostra intelligenza può essere
come posso dire, portata su un livello diverso secondo il progetto incarnativo, ma comunque resta un fatto limitante sulle nostre coscienze, in merito alle nostre coscienze. Ecco, io avevo una domanda da parte di Irene Petroni che me l'ha fatta via Skype, me l'ha formulata via Skype e nello stesso tempo volevo suggerire, osate, se avete de delle domande, scrivetele qua nella chat, osate, così che possiamo argomentare, ampliare ancora di più questi concetti che sono veramente una grande ricchezza per le nostre anime, per tutti quanti noi. Adesso leggo la domanda di Irene che Diciamo chiede, pure che c'è la sì. possibilità di intervenire direttamente in trasmissione per chi vuole. Certo, l'abbiamo detto tante volte, sembra che facciano un po' fatica a osare. Comunque, se volete entrare in trasmissione, se volete, si può entrare via Skype, si deve entrare via Skype. Quindi diciamo che il contatto più semplice per poter entrare, se veramente vi interessa, è cercare il mio contatto, Shambhala 9991, Alba Laura Roccamatisi. Se mi formulate la richiesta di contatto, vi faccio entrare in trasmissione se volete porre una domanda in diretta. Questo per chi, diciamo così, aveva le informazioni in merito all'account Unire nell'amore. Come non è aperto in questo momento, allora il modo per poter entrare in trasmissione è farmi la richiesta di contatto sul mio account. Sì, faccio la domanda di Irene che chiede. Ciao Armando, in merito a questi uomini che sono in grado di interagire con le piante o con le rocce, potresti spiegare il passaggio "hanno occhi simili al prisma che scompone la luce"? Beh, questa condizione di un cristallo, di un prisma che scompone la luce è nella natura stessa del cristallo, nel senso che la luce non ha un solo colore, la luce secondo la frequenza si modifica, ha dei riflessi, delle condizioni ben specifiche che anche la nostra scienza in qualche modo oggi ne trova riscontro, ne parla e la indica attraverso alcune affermazioni scientifiche. Quindi la luce primaria del padre, a mano che si proietta verso le condizioni, le dimensioni del pensiero creante, assume le condizioni e le proprietà appropriate appunto alla dimensione. Quindi un prisma che scompone, ricompone attraverso la riflessione questa luce, non fa altro che ricordarci che la molteplicità della luce si manifesta attraverso tutte le forme secondo lo stato evolutivo, con profondo rispetto del libero andare e dello stato di coscienza che le abita. Quindi la scomposizione dovrebbe farci riflettere che nell'unità, nel tutt'uno, esistono tutte le forme di espansione, di luce, di pensieri creanti. Quindi ogni colore fa parte comunque della luce, insomma tutto, qualunque cosa. Sicuramente sì, perché l'unità si compone di tutte le realtà, non c'è altro al di fuori dell'unità di ciò che noi chiamiamo Dio. Quindi nella coscienza unica del tutto esistono tutte le possibilità di manifestazioni, sia presenti che future, se vogliamo intenderla in questi termini. Però in un pensiero più appropriato possiamo dire che tutto è presente nella coscienza del Padre. Non c'è né passato, né presente, né futuro. L'eterno presente è la realtà dell'assoluto, di ciò che noi chiamiamo Dio. In questo caso si può anche la luce tradurla, come qua dice poi, con il flauto di Pan, che è la somma globale di tutte le forme di vita. In questo caso, Flauto di Pan dobbiamo intenderlo più come un'espressione di ciò che molte volte viene usato dello Spirito Santo. E quindi potremmo trovare una forma parallela di espressione dove l'assoluto contiene tutto, ma che poi si proietta e si manifesta, e che quindi nella realtà della manifestazione trova riscontro a tutti i livelli esistenziali. E così un po' lo Spirito Santo, così come viene indicato dagli insegnamenti, da ciò che abbiamo appreso,
troviamo questa potenzialità dell'assoluto che si manifesta e si amalgama perfettamente secondo i stati evolutivi, secondo le circostanze, i mondi e gli universi. Sì, qua è come se fosse un campo di coscienza collettivo, come qui viene detto. Beh, lo Spirito Santo è uno stato di coscienza collettiva che parte sia dall'uomo ai grandi esseri di luce che lo compongono nel pensiero creante, nella manifestazione della volontà del Padre. Sì, io cambiando discorso ancora una volta, però mi allaccio allo sguardo animista, una cosa che mi piacerebbe capire meglio. A un certo punto si scrive, non si dissangua ciò a cui si riconosce una vita degna di questo nome, cioè una coscienza, seppure in boccia. Non si fa, in boccio, perdono, non si fa, a meno di non essersi privati dell'anima ed è ciò che è successo a molti di voi. Ma proprio, cioè veramente ci sono persone che non hanno anima? Veramente ci No. sono o è in senso figurativo qua? No, dobbiamo considerare che ci sono delle realtà che sfuggono alla nostra coscienza, alla nostra realtà, in una realtà più ampia che è quello del dono del libero andare. Ora, nessuno perde l'anima, può essere rattrappita, può essere rinchiusa, è bloccata per volontà della stessa realtà che manifesta. Ora dobbiamo considerare meglio questo dono sacro del libero andare che l'uomo terrestre usa in modo scorretto, o addirittura non lo prende neanche in considerazione, o ignora addirittura di questo dono sacro del libero andare. Un'anima ha tutte le possibilità di sperimentare come meglio crede e quando vuole. Attraverso il suo libero andare. Se un'anima decide, un essere di luce decide di non utilizzare l'anima nel modo corretto, poiché, ripeto, più che anima dovremmo parlare di complesso animico, che è il vettore che trasferisce tutte le esperienze alla nostra coscienza che si evolve in continuazione, questo processo, questa motivazione potrebbe rallentare al punto tale che sembrerebbe che un essere di luce non utilizza l'anima e quindi la perde, no, perde lo strumento. È come se tu fossi un grande scrittore o romanziere che non usa la penna. A che ti Sì. serve essere un grande romanziere se poi non scrivi? E così è la scintilla divina, ciò che noi siamo. Se il Padre ci ha fatto dono del libero andare, di fare tutte le esperienze che vogliamo. Ma la nostra pigrizia mentale, la nostra passività ci porta a ripiegarci su noi stessi, ecco che l'anima non ha più la sua funzione, come se non ci fosse, in questo senso. Ok, grazie. Quindi è come avere uno strumento e non utilizzarlo, in buona Sì, sostanza. è così, Franco. Il problema è che noi questi strumenti non li consideriamo. E non ne riconosciamo la potenzialità che questi strumenti ci danno proprio sul piano evolutivo per poter avanzare verso l'eterno e l'infinito. La teologia ha fatto sì che noi passivamente abbiamo accettato l'idea che al momento del trapasso, quando abbandoniamo il corpo, c'è un'anima che sopravvive. Ma che cos'è che sopravvive? C'è l'anima che sopravvive, ma questo non spiega niente, non ci dice che nel momento in cui abbandoniamo il corpo c'è il continuo della vita in stato di coscienza e che questo vettore ce lo portiamo appresso perché ci serve anche nelle dimensioni più sottili, perché comunque resta un vettore per trasferire le nostre esperienze. Nell'aldilà, così come ignorantemente viene detto, comunque nella dimensione astrale o mentale. Questo strumento ci serve e come se ci serve, perché anche in queste dimensioni l'anima sperimenta, l'essere sperimenta sul piano evolutivo, fa il punto della sua azione, vede se ha commesso, chiamiamoli ancora, errori nel progetto, nel processo, se ha amato a sufficienza, se si è limitato nel suo amore. È lì che già mette mano
a poter migliorare la condizione e quindi l'anima necessita proprio per proseguire questo servizio di trasferire le esperienze allo stato di coscienza che si evolve. Certo, è un po' come quel video che abbiamo fatto su Ghost come rappresentazione del continuo della vita, no? Sì. Si può accostare tranquillamente il discorso che hai appena fatto, di quello che avviene nel Ma film, che l'anima, cioè che in sostanza si rimane vivi, si è vivi pur avendo e lasciando il corpo. noi abbiamo fatto questo video di Ghost commentato abbiamo commentato alcune scene di questo video che abbiamo riprodotto. Proprio perché nella scena iniziale, quando il protagonista viene accoltellato, c'è proprio questa realtà che al momento la stessa anima non si rende conto di aver abbandonato il corpo e prosegue nel suo modo di essere, di pensare, di esistere. Poi, piano piano, prenderà coscienza che quel corpo che ha abbandonato non era lui e che lui esiste, sente, vive e pensa come essere di luce. Certo. C'è una domanda da parte di Angelo, Angelo Cimino, che chiede, Angelo e Concetta, sapere di essere uno con il tutto senza viverlo è solo filosofia. Come fare per vivere ciò in stato di coscienza? Come rendere normale e automatico sapere di essere esseri di luce? Beh, la parola automatica sicuramente non si adatta minimamente alla nostra realtà. Non c'è niente di automatico, c'è tutto nella realtà dell'infinito. Ora, come si fa? Non c'è un modello. Ognuno di noi ha la responsabilità di essere un modello. Ognuno di noi deve creare una realtà sperimentativa non solo per se stessi, ma nell'ambito del tutto. Il Padre questo ci chiede di essere unici e irripetibili nell'aspetto anche creante, nel modo in cui vogliamo vivere. Il nostro modo di esprimerci deve essere unico e irripetibile, che si trova nella magnificenza del tutto. Quindi la molteplicità è una ricchezza profonda che ci accompagna nell'unità, quindi la molteplicità che si trova spazio nell'unità. Allora, non c'è un modo, ognuno deve essere responsabile di se stesso, tenere sotto controllo i propri pensieri, il pensiero. L'azione deve andare d'accordo col pensiero e il risultato deve essere quello dell'amore, dell'offerta, dello stato di tesi e di comunione. Non c'è un modo, ognuno lo deve creare. Posso aggiungere qualcosa, Armando, in merito a questa domanda di Angelo? Lui dice: Prego. sapere di essere uno con il tutto senza viverlo è solo filosofia, quindi essere uno con il tutto, quindi cominciare a viverlo. Il modo per cominciare, secondo me, a sentirsi esseri di luce è quello proprio di dimenticare se stessi nel servizio. Questo, secondo me, può aiutare tutti quanti noi a manifestare, perché quando noi ci doniamo agli altri, non è solo il fatto che doniamo, ma riceviamo tantissimo e di conseguenza facciamo tantissime esperienze. Di conseguenza, come fare vivere tutto questo in stato di coscienza? Ma dal momento in cui lo viviamo, è questo che riempie tutto il nostro essere, è questo che ci dà la grande forza di aumentare le dosi, di essere più attenti a tutto ciò che ci circonda ed essere pronti a tendere la mano dal momento in cui vediamo chiunque intorno a noi che può avere una grande difficoltà. Poi è chiaro, se parliamo di quello che oggi come oggi vediamo una forma di business, quindi chiedere soldi di qua e di là, quindi tutti chiedono soldi, non è questo il senso. Il senso è proprio quello, come ha tante volte detto Armando, quando vediamo la vecchina che attraversa la strada, aiutarla, non lasciarla da sola, vediamo una persona in difficoltà, essere presenti. Quindi, secondo me, un modo per manifestare la nostra luce, per sentirsi esseri di luce, secondo me è proprio il servizio. Poi c'è Loredana che fa una domanda, Armando. Quando arrivano i virus in testa a creare confusione, come possiamo fare per manifestare la nostra volontà? C'è un'affermazione o qualcosa per interrompere il tutto? Sicuramente l'affermazione che in questo momento può aiutarci di più, che ci porta fuori dai condizionamenti, è avere fede in noi stessi come figli del Padre e rifarci alla sua grazia infinita. Ora,
Ripeto, i sistemi, i suggerimenti non mancano, però non possiamo scegliere un modello che ci sembra più idoneo. È l'intimo sentire che ci devi suggerire. Se tu sei figlio del padre e lui è l'assoluto, il guardiano, il protettore che ognuno di noi ha come assoluto, che vuoi che ti succeda? Se non un momento di magia, io spesso uso l'espressione in dialetto romanesco, una botta di vita. Ecco che allora questa convinzione interiore, questo sentire interiore ci porta ad affermare noi stessi in stato di coscienza, confidando con il Padre, sapendo che tutto ciò che ci coinvolge viene per aiutarci a salire questa scala infinita, così come molte volte è rappresentato anche nel testo sacro. Quindi confidare con il Padre, confidare con noi stessi, affermare noi stessi, sapendo che l'universo è a nostra disposizione, chi può interferire? Anche perché questo dono del libero andare è un dono sacro e nessuno può interferire nella nostra vita. Ora, molte persone dicono: ma come? Io sono soggettato al volere politico, a questo, a quell'altro. No, tu stai sperimentando uno stato sociale che ha questi componenti da cui puoi trarre gli insegnamenti, le tue scelte e quant'altro. Niente e nessuno può condizionarci. Se così avviene, perché noi abbiamo una profonda pigrizia mentale, lasciamo che altri possano interferire su quello che è invece un dono sacro. Beh, diciamo Loredana che ci viene anche insegnato di non, diciamo così, di osservare il nostro mentale e la respirazione ci aiuta tanto. E poi il maestro Saint Germain parla, utilizza dei termini, sii calmo e sappi io sono Dio, non sii calmo io sono Dio, sii calmo e sappi io sono Dio, quindi aiutarci con questa frase aiuta e tu lo sai benissimo perché ci hai lavorato con l'io impersonale. Quindi voglio agganciarmi a quello che ha detto Armando, rispondendo alla tua domanda, proprio perché sono le cose più semplici quelle che evitiamo di fare. Tante volte ne facciamo esperienza e non ce ne rendiamo neanche conto perché lo viviamo magari non in piena consapevolezza. Però secondo me la respirazione è il fatto di osservare e poi comunque anche il fatto magari di cantare qualche mantra, di essere presenti, di fare qualcosa che ci tiene nella totale presenza. Secondo me ci allontana da quello che è il virus, quel continuare a sentire parlare costantemente nella nostra mente, che oggi come oggi moltissima gente vive, tantissima gente. Sì. Ed è per questo che oggi come oggi, se sentiamo, no, le persone che commettono delle cose gravi, ah, una voce mi ha detto di fare questo, io ho preso, l'ho fatto. Manifestare la nostra volontà, soprattutto per noi che conosciamo queste cose. È proprio quello di dire basta, no? Basta, quando sappiamo che tutto questo viene dall'esterno e che comunque a noi serve per manifestare la nostra volontà, perché, come Armando ha detto spesso e volentieri, l'ombra ha un solo intento, quello di aiutare noi a progredire, e quindi non è un ostacolo, non è lì per. Serve semplicemente il nostro maestro per mettere mano a noi stessi e diventare sempre migliori. Quindi qualsiasi cosa avviene serve soltanto per renderci sempre più forti. Quando siamo stanchi di soffrire, la nostra volontà viene fuori. Questa è una cosa che secondo me la viviamo Sì. quando la tocchiamo con mano. Dobbiamo anche considerare che molte persone soffrono delle loro paure e quindi sono assoggettate alle stesse loro paure e allora temono questo, temono quell'altro, sono aggredite, mi possono aggredire, mettiamo le sbarre alla finestra. Questo significa non confidare con il padre. Sono proprio le paure che ci portano in un vicolo cieco e poi ci bastonano tremendamente. Prima di tutto, confidare con il padre, chi confida nel padre non ha paura di niente e di nessuno. Quindi la prima cosa a cui mettere mano sono proprio le paure, altrimenti l'uomo rimane sempre imprigionato come in una ragnatela di possibile sofferenza, aggressioni, di questo e di quell'altro, proprio perché non confida in se stesso e con il padre. Quindi il primo passo è rimuovere le paure. E poi una cosa che faccio io ripeto, io sono, io posso, io voglio. E proprio per me è un affermare proprio questa luce
che c'è in me, che è un'emanazione divina. Proprio ripetendomi questo o affermando questo quando anch'io sono presa dalla confusione o da momenti difficili, la prima cosa che dico è proprio lo dico, anche una sola volta a me torna molto utile. Proprio vale anche il detto: fai un bel respiro e conta fino a 10 quando sei in confusione. Proprio la respirazione, come diceva Alba, fermarsi un Sì. attimo quando si è in difficoltà e cominciare a respirare. Sì, Dopodiché, anche quando perché ti la arriva. respirazione ossigena il cervello, quindi il fatto di usare la respirazione ci porta nel momento presente, quindi ci ricentra almeno, è una tecnica che utilizzo quando mi impegno a fare tanti lavori, è proprio quello di utilizzare la respirazione per avere una piena presenza, no? Per poter svolgere tanti lavori insieme, guadagnare del tempo, quindi per avere questa cosa, per vivere questo momento di totale presenza, la respirazione, secondo me, allontana tutti i virus. Ma la respirazione è manifestata con la volontà, quindi il decidere Sì. lo voglio, no? Lo voglio. Perché tante volte noi siamo affascinati dai pensieri che vediamo, siamo affascinati, li guardiamo, ci crediamo, delle volte, cioè veramente entriamo nel meccanismo, almeno a me delle volte capita anche dire, ma questi pensieri da dove arrivano? Mica sono miei. Ma cosa sto Ah, sì. pensando? E ti rendi conto proprio che, come diceva Armando, no? L'etere in questo momento, le forme pensiero, l'egregor, hanno inquinato il pianeta. Quindi molto spesso ci troviamo anche a vivere un certo tipo di situazioni che sono sempre lì a spronarci a manifestare la nostra volontà. Quindi ci mettono sempre più alle strette per portarci a manifestare la nostra volontà, perché fino a quando non lo facciamo continuano ad aumentare, aumentare, aumentare. C'è anche da dire che la respirazione non consiste soltanto nel gonfiare i polmoni, questo è l'effetto di una causa molto più importante, molto più al di sopra dell'aspetto fisico, è inalare il prana, nutrirsi del prana. Ora, anche il prana noi lo assorbiamo sempre attraverso lo stato di coscienza. Se una persona è irosa e nella condizione di contrarietà, come posso dire, di aggressione, di cattiveria, è chiaro che questo prana, questa energia, poco trova accoglimento nell'essere. Ma più ognuno di noi si eleva col pensiero e presenta se stesso, è sereno, sta nel silenzio, e più questa energia penetra in noi, irrora tutte le parti fisiche, ma soprattutto dà un'intuizione maggiore all'anima che in quel momento può riflettere, può meglio comprendere. Quindi la respirazione non è soltanto gonfiare i polmoni, ma assorbire maggiormente questa potenzialità che viene chiamata prana. Sì. Caso, se possiamo fare così un'analisi, no? In merito alla respirazione, possiamo dire che la respirazione è Dio, perché dal momento in cui noi respiriamo siamo in vita, dal momento in cui il nostro compito sul pianeta è finito, la respirazione parte verso l'alto, no? Quindi potremmo dire una cosa del genere? Sì, però dobbiamo essere molto attenti a non schematizzare, perché altrimenti poi cadiamo nell'errore di cristallizzare tutto. Mentre invece, se l'uomo pensa e riflette che noi siamo nella luce eterna di ciò che chiamiamo Dio, dell'assoluto eterno infinito, è chiaro che qualunque condizione, il respirare, il camminare, il pensiero, il mangiare, qualunque cosa è inerente a questa magnificenza assoluta che chiamiamo Dio. Quindi, certamente ciò che ci viene insegnato in questo momento, anche attraverso quello che stiamo proponendo, dalla cellula al sole, è portarci fuori dalle schematizzazioni, perché queste rientrano nella logica, nella cultura che abbiamo, mentre invece dobbiamo abbandonare questi limiti che ci hanno accompagnato fino ad oggi per espandere il nostro pensiero, abbracciare sempre di più in stato di coscienza che noi siamo nell'uno. E l'una in noi. Come dici sempre, che ci soffermiamo sempre in compartimenti stagni, che ci limitiamo da soli nei pensieri e non Sì. andiamo oltre. Il maestro Gesù ha gridato questo allarme a tutti quanti noi dicendo:
insegnamenti siamo costretti a darveli col contagocce perché voi avete la tendenza a cristallizzare tutto. Gesù ha detto così, il Buddha ha detto così, Maometto ha fatto questo, Krishna ha fatto quest'altro e quindi creiamo sempre dei modelli, li incaselliamo, tant'è vero che sull'insegnamento del Maestro Gesù hanno fondato 8 religioni, in 3 si sono divisi i buddisti e così gli induisti che si sono cristallizzati sulle caste e Maometto e l'insegnamento prodotto per l'Islam e tutte queste cose, ecco, questa è la condizione che appesantisce totalmente le nostre coscienze, che rende il pianeta stesso in un torpore dove l'essere di luce, il logos planetario deve fare dei grandi sforzi, se così possiamo dire, per liberarsi da queste morse. Ecco che allora la nostra umanità, pensando e reagendo con la vita infinita, semplifica tutto quanto, smette di cristallizzare e l'intuizione, l'intimo sentire guiderà i nostri passi e i nostri pensieri. Certo, infatti analizzando certe, cioè, un po' tutte le religioni, anche induiste, buddiste, eccetera, ma analizzandole un po' a fondo così, alla fine si scopre che bene o male vengono dette le stesse cose, solo che noi, come hai detto tu, ci cristallizziamo sul fatto, l'ha detto Gesù, l'ha detto il Buddha, ci cristallizziamo su chi l'ha detto, ma non vediamo il contenuto di quello che è stato detto, che poi dicono tutte le stesse cose, bene o male. Non viviamo il contenuto, Sì. non viviamo il contenuto, perché se vivessimo il contenuto ci rendiamo conto che tutti hanno detto la stessa cosa proprio per portarci non a seguire loro, ma a manifestare noi stessi. Quindi ci danno gli strumenti per Esatto. manifestare noi stessi, no? C'è Irene che dice la respirazione consapevole, che poi è proprio sentire il soffio della vita. Noi respiriamo senza neanche accorgerci, lo diamo per scontato, quindi questo riallacciato a quello che dicevamo poco fa in merito alla respirazione, che è vero, diamo per scontato tutto, siamo poco presenti, quindi sono tutti automatismi, no? E il manifestare la volontà è proprio quello che ci porta a prendere coscienza, a ritornare nel qui e ora. Anche il fatto di aprire gli occhi al mattino lo diamo per scontato. È vero. Invece ogni volta che apriamo gli occhi al mattino è un'altra opportunità, siamo ancora qua. Che faccio di sta giornata? Che cosa, a parte andare al lavoro, occuparsi delle proprie faccende personali, ma che cosa faccio? Quante volte penso al fatto che sono qui come essere di luce che utilizza questo corpo fisico che ha aperto gli occhi? Che cosa ne faccio di questo tempo che mi è dato ancora? Quanto ho? Ho Beh, un'ora? Ho tutta la giornata? Che cosa ne faccio di questo? sai, Tiziana, a me viene in mente un pensiero proprio in rapporto ad aprire gli occhi e dire che faccio. Io direi, padre mio, stamattina, oggi ti conosco in modo più approfondito, ho un'opportunità per conoscerti meglio, proprio nella quotidianità. Magari fosse così, ma la realtà è un'altra. La realtà è, caspita, Caspita, mi devo devo alzare farmi la per colazione. forza, mi devo lavare. Cioè, la realtà è ma è proprio proprio un'altra. È già una lamentela da lì. subito. Sì, ma Franco, è proprio lì, dice, insieme al fatto che mi devo alzare, devo prendere la macchina, oppure vado a piedi, devo fare questo, quello, e inserire invece e essere consapevoli di quest'altra parte di noi, Certo. cercare di dare più consapevolezza, di essere più consapevoli che siamo questa luce che si deve esprimere in un altro modo, dare importanza diversa alle cose che facciamo tutti i giorni, anche se sono le stesse cose. Non so se riesco a spiegarmi, Ah, ma sì. farle con una consapevolezza diversa. Anche entrare in ufficio e fare un sorriso, guardare negli occhi una tal persona, anche quello penso basti. Noi Assolutamente. diamo troppo per scontato il fatto che saremo qui fra poco e nessuno di noi Sì. come sa che effettivamente si sarà qui perché imprevisti succedono a tutti. Noi diamo per scontato questo e questo è quello che ci frega. E per questo rimandiamo costantemente, per questo viviamo nella filosofia, per questo viviamo nella teoria di nozioni, per
perché diamo per scontato che ci sarà un domani, che ci sarà un dopo, cosa che invece nessuno di noi sa. E se invece prendessimo più coscienza e fossimo più attenti a questo, sicuramente non ci perderemmo né sorrisi, né buongiorno, né buonasera, né grazie, soprattutto grazie a tutto quello che già dal mattino al momento in cui apriamo gli occhi e poi tutto il resto della giornata, perché spesso noi ci lamentiamo di avere poco, niente, di non avere soldi, di non avere lavoro, però magari apriamo il frigorifero Tempo. e comunque è tempo. Abbiamo comunque quello che ci serve per la giornata, però noi siamo già proiettati a domani, no? Quindi il fatto che siamo proiettati a domani non ci fa apprezzare quello che abbiamo oggi. Quindi oggi abbiamo tutto quello che ci serve, invece no, domani la preoccupazione. Quindi cominciano le ansie, le paure e non viviamo più nel qui e ora. Poi magari domani non verrà mai e ci siamo persi l'occasione, cioè persi l'occasione in questo caso di manifestare noi stessi. Sì, ci lamentiamo giusto proprio nel momento in cui apriamo gli occhi alla mattina, perché proprio dobbiamo aprirli per alzarci. Franco, è proprio fatica proprio aprirsi Sì, no, e dico, la tendenza è quella alla fine, no? Si fa proprio fatica a ponderare tutto questo e a metterlo in pratica soprattutto. Secondo me, quando arriviamo a un punto tale nella nostra vita che, diciamo così, abbiamo vissuto tante esperienze, o comunque abbiamo vissuto un po' di dolore, secondo me questo cambia tutta la prospettiva della vita. Dobbiamo arrivare al punto di dire basta, non voglio più soffrire. E al momento in cui diciamo basta, non voglio più soffrire, ci rendiamo conto o cerchiamo il vero senso della vita, ma fino a quel momento annaspiamo come degli zombie andando ad aprire qualsiasi porta sperando di trovare la bacchetta magica, e invece non è così per nessuno. Certo, pagando anche e svuotandoci anche il portafoglio, problema aggiunto oltretutto. Una delle cose che mi ha fatto sorridere che ho visto è che adesso per meditare devi pagare pure. Ci sono corsi di meditazione dove paghi, cioè, ma veramente assurdo. È assurdo che facciano queste cose, è assurdo che vengano pubblicizzate, è assurdo proprio perché continuiamo veramente ad annaspare e non abbiamo ancora voglia di dire basta, non abbiamo ancora voglia di dire voglio trovare la vera via, voglio trovare la serenità, la pace. Comunque fa Beh, parte. una cosa che ci consola è che le anime, avendo il libero arbitrio, possono ritardare questo momento, possono girare in tondo, sonnecchiare un po' di più, ma poi, per volontà divina, per il senso dell'evoluzione, prima o poi tutti si sveglieranno e i loro limiti ci metteranno mano e proseguiranno sulla scia dell'eterna e dell'infinito. Su questo non ci piove. Beh, nolente e dolente siamo quasi a cavallo di un passaggio, quindi nolente o dolente ci stiamo arrivando tutti, ora, non col senno del poi, cioè nel senso che tutto ciò che sta accadendo, tutti gli accadimenti mondiali, ci sta portando proprio a tutti in questo momento a vivere questo scossone di scelta, cioè di prendere coscienza e di cercare il vero senso della vita, il motivo per cui siamo qui e per farci rimboccare le maniche. Ma avvenimenti mondiali, ma anche avvenimenti nel quotidiano, Alba. Io penso che in tutte le famiglie c'è qualche, purtroppo, per fortuna, vediamola come un'opportunità, come abbiamo detto, ci sono persone che hanno, che stanno male, per esempio. Io sento attorno a me tantissime persone malate. Per esempio, senza parlare di grandi avvenimenti che pure esistono, e politici e anche di Gaia, quello che ci sta facendo vedere, no? È un po' tutto che si sta sconvolgendo in tutti i sensi, anche a fianco a noi. È tutto talmente veloce, ma talmente veloce, che chi in questo momento pensiamo che stia dormendo profondamente, domani potrebbe essere più sveglio di noi, perché dall'oggi al domani potrebbe succedergli Sì. qualsiasi cosa come è successo a noi, perché tutti quanti abbiamo vissuto un'esperienza dolorosa per arrivare a ricercare il senso della vita, non è che ci si sveglia già con anche il maestro stesso, le testimonianze. Cioè, è un processo, è un progresso a mano, no? Giusto, Armando? Si arriva piano a piano, non è che nasci risvegliato e tutto ti è già chiaro, un riconquistare tutto questo. Beh, ma anche nella parte, diciamo, del tema di questa sera, viene detto che la matassa deve essere sbogliata un po' per volta, perché
Se prendiamo come similitudine, come faccio spesso, la realtà dell'apprendimento scolastico, al bambino che va all'asilo non gli si può parlare di geografia, di matematica, non è in grado di poter affrontare questo tipo di insegnamento. È più proporzionato insegnargli a fare i cerchietti e le lasticine perché poi scoprirà che uniti formeranno vocali, parole e via discorrendo. Quindi il risveglio della coscienza deve avvenire sempre per gradi, perché altrimenti sarebbe un'aggressione, ma sempre sulla scia del nostro libero andare. È inutile indorare una persona che non vuole essere indorata, sarebbe un'aggressione, una coercizione gratuita che è contraria al libero andare. Quindi anche la luce sta sempre alla finestra a vedere quali sono i nostri passi per poter offrire. Se non ci sono questi passi, l'offerta rimane ferma appunto perché ne sarebbe una coercizione. È sempre l'uomo il responsabile di se stesso, di dove vuole andare, che cosa vuole fare, come lo vuole fare. L'uomo non riflette su questa grande libertà. Il sentire interiore ci porta a quello stato di libertà. Invece l'uomo lo cerca all'esterno, in un partito, in una chiesa, in un ideale. Cerca questa libertà all'esterno come se ci fosse un legislatore che decreta la libertà. La libertà è uno stato del sentire, ma finché l'uomo non rivolge lo sguardo a se stesso, questa libertà, che è l'essenza più naturale della nostra emanazione, rimane passiva. E questo è il grande insegnamento del Maestro Gesù, in cui ci invita a non essere succubi legati a niente, a nessuno, perché questa libertà ci spazia verso l'eterno e l'infinito, ci accompagna verso l'eterno e l'infinito. Quando noi non utilizziamo questo dono sacro della libertà, limitiamo tutte le potenzialità del Padre che sono presenti in noi e che non utilizziamo per intavolare, entrare in stato di comunione con l'assoluto, con il Padre. Ci limitiamo, perdiamo queste grandi opportunità. Così l'uomo del pianeta Terra parla dell'amore, ma ne parla, non lo sente, perché l'amore è un sentimento, una forza dirompente che non possiamo frenare, va verso tutto, verso ogni cosa, verso l'assoluto, verso i nostri fratelli, che crea poi lo stato di intesa e di comunione, il piacere, la forza di dire a una persona io ti amo. Ecco, viene usata questa espressione fra partner, io ti amo, ma tu quanto mi ami? Ma è un'espressione, come posso dire, di comunicazione, di intesa, ma il sentire d'amore è una forza irrefrenabile che non può essere associata a nessuna parola, è una forza che esiste da sempre, una forza primordiale, un attributo del Padre che può essere percepito secondo lo stato di coscienza. E così, come ho detto tante altre volte, anche Mamma Gatta sente questa forza primordiale perché accudisce i suoi cuccioli. Ma l'uomo, essendo una coscienza individualizzata, può interagire con questa forza primordiale esprimendo un profondo sentimento d'amore che diventa comunione. Sì, come hai detto tu Armando, ci si attacca alle cose esterne, no? Alle religioni, ai partiti politici, poi puntualmente nell'avanzare della cosa, ah sì, seguo questa cosa, poi dopo puntualmente ci si ritrova delusi. Ecco, vediamo i politici, sono un bellissimo esempio. E poi, come hai detto anche prima, le paure sono un grosso freno a questa nostra evoluzione. Che da parte e dall'altra, o guardare all'esterno o le nostre paure sono proprio una devianza di quello che dovrebbe essere il nostro percorso, la nostra ricerca. Sicuramente ci sono condizioni che ci coinvolgono in una sperimentazione anche di questo senso delle paure, ma avere una paura insignificante, senza motivazione, avere una paura congenita, avere paura di tutto, che ne so, andare con una mascherina sulla bocca, sul viso per paura dei germi, sono fobie che non ci portano da nessuna parte, se non un vicolo cieco, e soprattutto non confidiamo con l'amore assoluto,
perché l'amore assoluto dovrebbe crearci delle condizioni in cui c'è un'aggressione gratuita? In nessun caso mai può avvenire un'aggressione gratuita, perché l'amore assoluto del Padre è la realtà, come posso dire, il tutore assoluto delle nostre vite, delle nostre esperienze umane, della nostra esistenza. Quindi l'uomo deve imparare a dialogare con se stesso, col suo intimo sentire, facendo delle scelte mirate perché le sente, non perché gli vengono dette, suggerite o insegnate. Ecco, anche tornando di nuovo al messaggio introduttivo che proponiamo ogni volta, come se fosse una preghiera, un mantra in opposizione ai condizionamenti, il maestro dice: voi non è che dovete credere a quello che dico io. Chi mi ama, ama l'assoluto e le parole che il Padre mi concede da poter esprimere a voi, e quindi la realtà assoluta deve essere presente in noi, senza alcuna tensione, senza nessun credo passivo. Avere questo desiderio, questa forza interiore di esprimerci come figli del Padre, onorare il Padre con la nostra stessa vita, non soltanto con le preghiere. Ecco Armando, c'è un'ultima domanda da parte di Irene che chiede, in un altro passaggio ho ascoltato che credere nella forza dell'unità non fa altro che generare separazione. Perché? Ah, non mi sembra che sia corretta questa affermazione. Cioè, credere nell'unità crea separazione. Non mi sembra E corretta credere come nella affermazione. forza dell'unità non fa altro che, a dire il vero, non me la ricordo neanche io questa. Io ce l'ho quel passaggio lì, c'è scritto, vedi, c'è un modo di credere nella forza dell'unità che tuttavia non fa altro che generare la separazione. Consiste nel fabbricarsi un sistema di certezze al centro del quale tutto è ordinato in modo da autobloccarsi. Quel Sì, ma meravigliosamente rassicurante è innanzitutto disperatamente disseccante. Questo ma era il passaggio. certamente, ma così ha senso, perché estrapolato, come fanno tante persone che usano la Bibbia per voler argomentare, fanno un'estrapolazione di un versetto e tralasciano tutto l'insegnamento. Allora, questa domanda così posta, in modo estrapolato, non ha senso, mentre invece l'estensione dell'insegnamento dice che siamo noi a creare per nostra ignoranza, per pigrizia mentale, un concetto simile, una simile situazione, perché l'unità mai, in nessun caso, può creare separazione. È il nostro modo di aderire a un concetto, a un'ideologia, a un modo di essere, a un modo di manifestarsi che crea poi questa incomprensione, questa assurdità. La Ma è presunzione? l'uomo. Intendi la presunzione? È l'uomo che limita l'assoluto nel finito. Ecco, questa è la nostra pigrizia mentale, la nostra responsabilità, portare l'assoluto nel finito. Quindi inquadrarlo è come, sì, mettere la luce sotto una campana. Può essere. La condizione della pigrizia mentale di essere passivi nelle riflessioni, subire la quotidianità anziché utilizzarla come via maestra, ci porta poi a incasellare, a creare compartimenti stagno, antipatie, competizione. Oggi non c'è altro che sentire competizioni religiose, tutti che si armano di testi sacri per dibattere in merito a questo piuttosto che a quell'altro, lo scontro politico che va nell'indirizzo di voler bene del popolo, quando poi il popolo è affamato, è disorientato, è sofferente. E allora, se l'uomo non apre gli occhi davanti a queste realtà, che sono sì delle possibilità sperimentative, ma sperimentative in stato di coscienza, non in una posizione passiva che subisce l'orientamento sia sociale che religioso che culturale, l'uomo è, ma deve manifestare questa realtà nell'essere, non soltanto nel recitarla. Beh, allora, prima di chiudere la trasmissione, se vogliamo approfondire qualche passaggio di questo inserto che abbiamo offerto questa sera, così poi andiamo alle conclusioni, così se rimaniamo in linea,
l'offrire questi insegnamenti come un'ampia riflessione. Ecco, riallacciandomi a quello che hai appena detto, qua fa un passaggio, dice, per i servitori degli angeli del Signore, i vostri amici nell'eternità, in questo senso ogni religione ha una soluzione di ripiego, in definitiva la traduzione di un errore fondamentale della coscienza umana. Un recinto sarà sempre un recinto, anche se le sue sbarre fossero dell'oro più lucente, non cancellerebbero mai, con la loro presenza rassicurante, l'infinitezza degli orizzonti che si aprono al di là di esse. Sì, dobbiamo considerare, mentre le religioni che sono state create dall'uomo e non dall'essere di luce che si è presentato offrendo l'insegnamento, la riflessione in merito alla vita, sono gli uomini che hanno creato le religioni. Comunque, queste religioni ci hanno accompagnato fino a oggi a questo passaggio dimensionale epocale che trasformerà tutto e anche noi ci troveremo in una frequenza di vita molto più elevata. Oggi come oggi tutte le religioni sono diventate un filtro, un muro invalicabile, che è un muro di gomma dove noi rimbalziamo contemporaneamente e costantemente. E allora, se l'uomo oggi non usa il discernimento, non trascende questa realtà dell'insegnamento in uno stato del sentire, ecco che crea il recinto, cristallizza tutto ciò che nella religione quel poco di verità che contiene, perché molte cose sono degli orpelli aggiunti, l'interpretazione dell'uomo, di teologi, di questo e di quell'altro. L'uomo deve saper trascendere, cogliere in qualunque religione il meglio e viverlo, anziché creare un compartimento stagno, un recinto, come dice, con sbarre d'oro, con una gabbia d'oro. Ecco, questo è il momento in cui lo stato evolutivo, la chiusura di questo ciclo viene a bussare alla porta dei nostri cuori nella condizione di trascendere e liberare le nostre coscienze attraverso una realtà di vita cosmica. Così, ripeto ancora una volta, nell'introduzione sentiamo il Maestro Gesù che afferma e dice: alla fine ognuno dovrà farcela da solo. Ma perché questa affermazione? Mica perché viene ritirato l'amore e l'aiuto che viene dalla luce. È perché non si può portare un bambino all'università, non si può portare un bambino alle scuole superiori quando non è in grado di poter apprendere, quindi agire, interagire su quell'insegnamento. Deve fare un processo di apprendimento scolastico, così come l'anima segue un processo di evoluzione. Ecco che in questo momento noi abbiamo tutte le potenzialità per poter accedere a questa realtà di luce, una frequenza di vita superiore. Ma se l'uomo non si predispone per sua volontà, se l'uomo non si impegna a trovare i suoi limiti, superarli per entrare in questo mondo di luce, è chiaro che dovrà essere dirottato altrove per poter poi maturare questa coscienza e proseguire su una realtà di vita superiore. Sta a noi. Quindi l'uomo si deve liberare di questi compartimenti stagni, di questi recinti dorati, dell'intesa religiosa, così intesa, circoscritta, bloccata, ed espandere la propria coscienza sull'insegnamento ricevuto, viverlo e onorare il Padre con la nostra stessa esistenza. Allora la religione ha il compimento, ha l'opportunità di essere manifestata e vissuta il motivo in cui è nata. Allora, se non abbiamo altre domande, andiamo direttamente alle conclusioni. Vorrei ricordare, anche se l'ho detto già altre volte, che questo ciclo di trasmissioni vertono con l'unico tema che è appunto dalla cellula al sole, ma che ogni volta proponiamo e aggiungiamo a questo tema le fasi, gli insegnamenti che si susseguono uno dopo l'altro, e ripeto ancora una volta come un crescendo rossiniano, da concetti semplici, abbordabili, e piano piano questi grandi esseri di luce ci accompagnano a considerare, a meglio integrare come il pensiero creante crea situazioni galattiche, di cosmo,
di unione di soli e di stelle proprio per onorare il pensiero creante del padre che viene affidato a tutti gli esseri che onorano il padre al loro livello di evoluzione, al loro grado di luce. Bene, così avremo ancora opportunità per meglio dibattere, per meglio intrattenersi su questi insegnamenti. Pace e amore a voi tutti.